Nelle splendide sale dello Sporting di Ver del Principato di Monte Carlo si è inaugurata una grande mostra antologica dedicata al maestro Michele Cascella. L'iniziativa nasce sotto gli alti patronati congiunti del Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga e il Principe Ranieri III di Monaco, patrocinata dai Ministeri degli Affari Esteri, dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione. La rassegna del maestro abruzzese comprende un centinaio di opere che rappresentano l'arte di Michele Cascella, soprattutto nella difficile tecnica del pastello, in tutta la portata del suo magisterio pittorico e della sua continua e coerente evoluzione in un arco di tempo che copre l'intero nostro secolo. Pittore italianissimo nel senso più tradizionale del termine, Cascella nasce a Ortona, in Abruzzo, il 7 settembre 1892 e ha una formazione che ricorda quella degli antichi, in una specie di bottega nella Pescara d'Annunziana di fine Ottocento, in cui con il fratello Tommaso inizia, sotto la guida del padre Basilio, quello studio amoroso della pittura di cui egli stesso racconta. Famoso per i suoi fiori, per i suoi paesaggi di Portofino ed Abruzzo, Michele Cascella è un pittore che esalta la gioia di vivere e la bellezza della natura, fino a questi ultimissimi quadri del 1988, eseguiti alla bella età di 96 anni. Per onorare questo illustre e popolarissimo decano della pittura italiana del Novecento, vi proponiamo ora un ritratto del maestro realizzato da Franco Simongini una decina di anni fa, in cui l'esuberante Cascella ci racconta, con grande vivacità pittoresca, della sua vita, dei personaggi che ha conosciuto e della sua opera. Maestro, dimmi. Michele Cascella, lei è un po' il decano dei pittori italiani insieme con De Chirico, no? Ci crede, ci sono quelli più anziani dei vecchi, ma posso metterlo qua a perdere? Come? Quando è nato lei? Lo sa tutti quanti, al 92, cioè 85 anni, sono nati. Lei è nato in Abruzzo, no? A Ortona. A Ortona, ecco. Però prima di parlare di lei e della sua famiglia, io volevo dirle, ma lei adesso sta dipingendo questo magnifico giardino con questi papaveri strani, come mai hanno questo colore così? Senta, signor Simongini, io ho iniziato la mia carriera all'età di 12-13 anni per il semplice fatto che ero un ciuccio a scuola. Scusi, la prima impressione di incanto che io ho avuto del fascino della campagna, della natura di Pescara, viveva a Pescara allora, è stata proprio un prato, un campo fiorito dove c'erano i papaveri. E che lei ha disegnato? Ma penso un pochettino, questo sta talmente radicato qua che io non me ne libero mai. Io continuo a fare, i signori critici, i miei colleghi mi dicono che mi sono commercializzato, ma io non mi stanco mai di ripetermi perché è una fonte inesauribile. Quell'inizio, quella fonte di Pescara, quella miniera. Senti, quei anni l'ha fatto quel primo pastello della Pascola? Faccio vedere, 1900? Mo l'ho girato, le tengo 1907. Quindi lei continua un tema, ormai quanto è 70 anni. Ebbene, 70 anni, infatti ci sarà un mostrone mio a Milano. Una grande mostra. 70 anni della mia. Oh, mi deve rovare il cappello? Sì, ma come vuole? Vabbè, perché sei tracocci, no? Lei proprio abruzzese parla, no? Ancora c'ha il dialetto proprio pescarese. Io ho viaggiato, sono stato al Messico, agli Stati ecco, Uniti. Senta, ma lei viene da una famiglia di artisti, no? Suo padre, Basilio Cascella, aveva a Pescara, mi sembra, uno stabilimento cromolitografico, no? Già. Cioè facevano le litografie, facevano i manifesti, allora non si usava come adesso. No, lui faceva la litografia prima di tutto per campare, per vivere con la sua numerosa famiglia. Aveva la passione della litografia e dell'incisione. E io mi ricordo da ragazzo facevo le etichette per i liquori, le cartoline abruzzese, allora erano le prime cartoline illustrate.
poi la grande rivista, prima l'illustrazione abruzzese, poi la grande illustrazione che ha preso un volo enorme, ma tutte queste attività sono andate tutto a male. Quindi, perché era un artista, come mai? È un artista, se immagini lei a vivere in un paese come Pescara 80 anni fa, 90 anni fa, che dramma che poteva essere. Cos'era, una specie di città, quindi, di frontiera, una specie di Far West, no? Cosa, ecco, giusto, una palude. Tutti quanti se ne andavano perché non era possibile. Mio padre l'ha considerato un pazzo, naturalmente, pensi un pochettino. Poi lui si è dedicato a me, a mio fratello Tommaso, perché era innamorato del paesaggio abruzzese. Senti, ma io non chiacchiero troppo. Suo padre è un po' il capostipite di questa dinastia. Sicuro, dei Cascella. È stato il nostro grande maestro. Quindi lei e Tommaso eravate un po' gli allievi, i figli allievi. Aspetta, non dimentichi Gioachino, che siamo tre. Ah, tre fratelli. Tre fratelli. Poi sono venuti Michele, Gioachino Tommaso, e Tommaso. Michele e Gioachino, tre, lui padre so quattro. Poi aggiungi i due nipoti. Pietro e Andrea Cascella, Andrea sono scultori. Pietro, Andrea Pietro. Si è detto internos. Poi c'è il figlio di Pietro, che Pietro non lo nomina quasi mai, si chiama Tommasino, Tommaso. A fiore di qualità, naturalmente anche lui modernista. Ci vuole il nonno, stile di matta, tutte quelle cose. E il mio nipotino, che è figlio di mia figlia, Michelino, anche lui fa i suoi papaveri, ha 10-11 anni, ma insomma l'occhio mio clinico già prevede quel che sei. Perciò il pubblico italiano, se sta fresca con la Cascelleria, c'è la quarta generazione in vista. Come non mai? So se Cascella, mi quindi è stato io Basilio che... Lui è il suo sogno, il grande sogno, era di vedere questa dinastia che va avanti, che c'è va avanti, riuscito. Che va avanti. E ci è riuscito. Era, lui aveva molta simpatia, molta forza verso Pietro, che so che avevano molte discussioni e gli dava ascolto a Pietro. Lo scultore. Lo scultore, sì, si sarebbe figlio. Senta, di lei Tommaso. Mi diceva che suo padre, a lei e suo fratello Tommaso, in un certo senso vi dava dei compiti, cioè vi diceva andate a copiare quel prato, quell'albero. Beh, oddio, cioè è, no, cioè vi dava dei piccoli incarichi. No, cioè... no, non è proprio esattamente, ecco, così. No, io lo devo spiegare lei. A me specialmente, perché Tommaso era un poco un contestatore. Lui già allora era preso dal modernismo, come si dice, capisci? Allora c'era la secessione tedesca, tutto. Invece io seguivo per istinto quelle che mi diceva mio padre, che coincideva con quelle, cioè, che seguivo. Cioè di copiare la natura. Momento, lui mi diceva, Michè, tu devi fare un fornaro, non lo pottore. Sai cosa vuol dire il fornaro? Perché mi dovevo alzare presto la mattina. Tu ti alzi presto alle 4, il fornaro mette a fare il pane. Tu te ne vai fuori, alla marina, alla foce della Pescara, eccetera, fai le prime luci dell'alba, impressione questa atmosfera. Guarda Michè, se tu mi fai, se tu petta l'aria, penso un po', risolverai la tua tavolozza, creerai il tuo stile. Mi fanno ridere poi, mezzo secolo dopo a Milano, i chiaristi. Che chiaristi? Io l'ho vissuto per mezzo secolo. Quindi, ecco, bello il paragone del fornaio che si alza all'alba. Era no, martigiano. Tu dici alle 8, alle 8, il fornaio ha già fatto l'upano. Tu rientri, anche tu alle 8, perché allora mi alzavo prestissimo in tutte le stagioni, e hai fatto il tuo pastello, perché lui dice dura 20 minuti. Quella bellezza del posto, dell'aria. Se tu riesci a impressionare queste cose tutti i giorni, non importa quello che fai, tant'è vero, mi ricordo che una volta, lui me l'ha raccontato dopo, c'era un critico tedesco, un certo Kurt Bauer, mi ricordo, che lui gli ha fatto vedere quello che facevo io, e mio padre lo metteva così per terra e gli spiegava a questo critico che era rovesciato. Lui gli diceva, non importa, perché è la tonalità del colore di Michele che mi interessa, non il soggetto. Quindi non ci dava nessun incarico mio padre. Sì, però è stato il primo maestro, cioè voi non avete fatto accademia, non avete fatto liceo. Tommaso ha studiato un poco con Sartorio. Tant'è vero che Sartorio ha detto poi a mio padre, dice, Basilio, dagli una macchina fotografica a tuo figlio senza fargli perdere troppo tempo. Mi ricordo questo particolare. Io facevo altro che copiare gli spigli dei grani, il card, le case, gli alberi, questa era la mia passione. Ma D'Annunzio è venuto però a vedere una sua mostra, mi sembra. È stata nel 1910 o 11 a Milano. Io solo in quell'occasione l'ho conosciuto, e poi tramite suo figlio Veniera, che andava a trovarla a Gardone, gli ho scritto una lettera
gradiva molto il dialetto abruzzese, specialmente qualche mala parola che adesso non posso ripetere. Perché gli ricordava Pescara. E lui mi ha rimandato una fotografia con una dedica abruzzese, diciamo, Michelina Cascella, uno sguazzone di Rambigna di Portanova che si chiama Gabriele D'Annunzio. Sguazzone vuol dire un lazzarone, insomma. Questo è stato il contatto mio. Invece Tommaso ha avuto ben più importante. D'Annunzio era stato arrestato dai tedeschi al fronte francese, allora avevamo la grande illustrazione, è andato per fare i disegni del fronte e là i francesi l'hanno arrestato come tedesco, sa, col sacco da montagna, con questo naso, quel tipo un po' l'avevano forte. Preso per una spia? L'hanno preso per una spia e non, nessuno gli dava retta, allora lui si è ricordato di D'Annunzio, ha fatto in modo tramite una sentinella che conosce gli italiani, che conosce gli italiani, ha fatto avere a D'Annunzio che allora era a Parigi, allora D'Annunzio l'ha ricevuta, l'ha fatta accompagnare, allora è stato un grande avvenimento per lui e questo è stato il record di casa. Ma era simpatico D'Annunzio, insomma, deve essere tipo spiritoso, dica, a parte. Dio, mancherebbe altro, scusi. No, io no, a parte come scrittore, cioè, dico. Però dico, era un uomo in fondo molto spiritoso, no? Molto... Sì, gli piaceva molto il pescarese, tutti gli usi, il costume, continuava ad avere sempre una corte di amici pescaresi lui. E quando ha lasciato lei Pescara? Cioè, lei mi io subito la... dopo la grande guerra mi sono trasferito a Milano, sia perché c'era lo studio di mio padre. Ah, perché aveva lo studio anche a Milano? Lui aveva lo studio anche a Milano, mio padre, e io mi aspettavo a me Rebora che voleva assolutamente... Come era si un dice? Sacerdote, no? Rebora. No, è diventato dopo, quando io è diventato dopo, cioè lui era un mazziniano, come si dice politicamente parlando. Perché lui come poeta è importante. Sì, capisci? Io l'ho capito poco poi con le sue poesie religiose, diciamo, un po' lontana dal mio spirito, benché abbia poi fatto l'apparizione nell'Arancete, unico quadro mio un pochino di... Ecco, parliamo dell'Arancete. L'Arancete è un quadro importante. Quando ho fatto questo quadro che mi hanno posato le mie due sorelle, Marianne e la Clorinda, una vive ancora, l'ho fatta a Pescara con tutti gli studi, non che l'abbia fatto sul posto e sulla collina. Questa è stata esposta alla Biennale di Venezia nel 1930. Io avevo una parete, quattro grandi acquarelli, questo quadro in mezzo. La critica l'ha sorvolato. Poi l'ho esposta a Parigi. A Parigi la mostra era, al 1931, la galleria, non me ne dimentico per un fatto semplice che mo lo dirò, alla galleria 23, di Rue La Boétie, un giorno di mattina era esposta tutta la mia mostra allora, che ha interessato molto a Parigi, c'era un magnifico articolo di Arsène Alexandre sulle Figaro e via di seguito. Un giorno vedo un ometto, come si dice, che guardava attentamente fermo davanti a questo quadro. La galleria era di due fratelli, non mi ricordo adesso il nome, e questi mi passa vicino e mi fa sottovoce, sempre Picasso, mi dice, quelle che guardava. Io, un po' per timidezza, un po' per natura, non per strafottezza, mi dice, ma per riguardo, perché lo conosceva di nome, sapeva chi era, me ne andavo. Lui mi si è avvicinato e mi ha detto, in un francese mezzo spagnolo, mi ha detto, dice, questa mostra, dicendomi del quadro, avrà molto successo. E non ci ho più pensato, io poi me ne sono andato via perché non potevo attaccare a parlare, io ero giovanissimo allora. Insomma, quindi Picasso è stato un... Questo è stato l'unico contatto, perché Picasso, scusi, sa, il fatto è questo, aveva lo studio sopra, lui scendeva e si è trovata la mia mostra fra le gambe, diciamo. Ecco. Capito? Poi dopo, dopo Milano, è stato anche qualche periodo a Roma. Senta, signor Simoncino, lei crede che qua in mezz'ora si può sfoderare 50 milioni? Lo so, la sua vita è un romanzo, è un'avventura. Guarda, però mio padre aveva il pallino di Roma, scusi, dice, ma che? Guarda, Roma è una città mondiale, tu mi devi interpretare Roma. Io, siccome ero devoto e ossequente a tutto quanto mi diceva mio padre, ho cominciato a fare Roma, ma l'unica cosa che a lui aveva ragione quando ho fatto l'interno di San Pietro. Perché ecco, io è un altro quadro importante. Sì, Edgar, ma l'affare del Colosseo, dell'Arco di Tito, queste cose qua, l'ho fatte per fargli piacere, ma per me è sempre scenografia, non potevo interpretarle. A me mi interessa la strada di Ortone,
un lungo senno parigino, un paese della California, queste mi fanno impazzire. Oppure questo giardino che abbiamo dietro alle spalle, capisci? A me la grandiosità di Roma... Mai questo interno di San Pietro? Interno di San Pietro, perché io adoro la musica, adoro i fiori. Quando io ho visto, sono andato alcuni giorni prima per avere il permesso, tutta quella roba lì, non parliamo, quando dall'alto ho visto questa folla osannante di colori, poi era tutta l'apparato di San Pietro, che c'era la canonizzazione di Andrea Uberto Furne, non me ne posso dimenticare sto nome, quindi ha fatto del 1933. Io ho ubbidito a questo prato, sa quella folla, siccome passava il Papa allora, piano piano, a seconda come passava, i battimani, il momento, le trombe dietro alle spalle, tutto, per me era un'orgia di colori e di suoni. Era un paesaggio, era un paesaggio. Per quello ho fatto l'interno di San Pietro e sarebbe rimasto ancora arrotolato, perché io credevo che dovevo finirlo, perché era buttato così, era un'impressione. E è rimasta tale, perché quando poi è venuto Maraina, allora è venuto l'ex segretario generale del Biennale di Venezia al 30, che era invitato, io ho fatto vedere queste grandi acquarelle che faceva allora, e mi dice se non c'era altro, sì, c'ho un'impressione dell'interno di San Pietro, e l'aveva arrotolata, ancora arrotolata. È stato esposto anche quello a Venezia? Sì, prima a Venezia, poi a Parigi, poi a Milano, quella è andata a un'asta, gliel'ho ricomprata e mo si trova qua. Dopo Milano, l'America c'è o Portofino? Come? No, il Portofino c'è da un pezzo, perché io l'ho scoperto anche quello per caso. Perché uno dei primi a dipingere. Sì, ma perché un americano mi ha detto questo pittore ci deve fare un quadro di Portofino che si vede il castello. Allora ho scoperto Portofino al 1934-35-33. Mi ha fatto talmente impressione, non c'era nessuno, mica come adesso che sembra Shanghai ormai d'estate. A me pensi che mi piace fare Portofino d'estate, perché è un arazzo, è musica anche quella, come San Pietro, scusi, sa, per cosa, capito? Dunque, e mi sono talmente innamorato di Portofino che non ho fatto il quadro per l'americano, ma ho scoperto Portofino e da allora sono ritornato. Quando poi sono andati in America, e mo come si fa a raccontare tutto? Qua il tempo stringe, mannaggia. Ma l'America, che cosa ha dipinto? New York, San Francisco? Aspetta, ma pare impossibile. Io ci sono andato in America al 58, perché in Italia imperversava l'astrattismo. Anche lo Portinari dipingeva il modo dell'astratto, per modo di dire, capito? Tutti qua. Sono tutti astratti. Io mi son sentito talmente demoralizzate di sentirmi artista sorpassato, con l'aiuto però di una conoscenza che poi è diventata mia moglie, di Isabel Lane, si chiamava allora, che mi, attraverso le lettere io sentivo il mio svilimento dell'Italia. Io sono andato da immigrante a New York, lei viveva in California però, io sono andato quando sono uscito, perché da buon abruzzese sono sempre un po' sbruffone, capite? Sono uscito al primo, prenotato prima, a uno dei primi alberghi di New York, al Plaza mi ricordo, capito? Però ho avuto questa forza, la prima mattina io avevo la tela arrotolata, un telaio smontato, ho iniziato il quadro da quella finestra e con la napoletana dietro ho cominciato a lavorare, a farmi il caffè, senza sapere una parola di inglese, ha capito? Questo è stato il mio inizio americano, coraggio, fede, costanza. Quando ho dipinto a New York, perché per me era un poema astratto tutti i grattacieli, mi è piaciuto con quegli alberi, i fiori, la gendarella.
Ma lei, in molti paesaggi abruzzesi che ho visto, lei in fondo l'Abruzzo, più che dipingerlo davvero, lo rievoca. Ma vedi, nel ricordo... Non è, no, ma prima di tutto, mettiamo a posto una faccenda. La pittura è l'arte del disegno prima di tutto. Io dipingo prima disegno, non che faccio il disegno. La pittura è disegno. Questa mano destra, da ragazza ha imparato soprattutto a disegnare. Quando si è commosso, quando io ho vissuto veramente amando la mia terra nativa, allora mi sono servito di questa mano. Adesso che la mano è pregna di sapienze e di esperienze, per 70 anni che faccio l'Abruzzo, che faccio quella, mi posso permettere, caro signor Simoncini, di ricrearmi a fare il paese che piace a me? E vabbè, ci metti i fiori, ci metti le casette allontane, l'albero di Portogallo, Portogallo sono aranci. Dunque, è un piacere, c'era un verso di Palanzesca, lasciatemi divertire. E io pure lo dico a me stesso questa frase qui. Ma dei pastelli ne ha fatti molti, lei? Di pastelli? Ma vedi, io i pastelli li facevo dall'età di 12-13 anni. Ecco, no, ma adesso in questo... Adesso, in questi ultimi 10 anni, l'ho ripreso proprio in America, proprio per il giallo. Noi abbiamo parlato di tutto, abbiamo sorvolato il mio colore preferito. Ecco, lei deve sapere che in America io mi sono affezionato, sorpreso delle grandi, quasi foreste di mimose, dei boschi di ginestre, tutta roba gialla. Soltanto l'anno scorso ho osato fare dei quadri ispirati dai girasoli, perché io per rispetto, per venerazione a Van Gogh non ho mai osato toccare quell'argomento. Poi l'anno scorso è stato più forte di me, ho interpretato i girasoli, capisci? Il colore è il giallo, è preferito, è il tema, il la tema, natura morta, no, il paesaggio. La natura morta, io ci metto dentro quante più pompelme posso, i crisantemi gialli, dove li metti? Quelli da impazzire, sono vari gialli, il giallo pallido, il giallo dei prati, il giallo dei prati, ma io c'è da fare tutta una vita con i gialli per me. Quindi come soggetto e poi, non ha una poi al Messico io l'ho avuto appaiate, diciamo così, con la giancaranda. La giancaranda sono questi fiori blu degli alberi che fioriscono a gennaio e febbraio e quando le vedevo con le mimose formavano dei soggetti per me da impazzire, insomma, capisci? Quindi ho avuto i temi veri e propri da sfruttare, sono infinite purché ci sia dentro un po' di giallo. Maestro, la sua vita è un romanzo, è un'avventura, dovremmo parlare qui le ore. Però adesso, per concludere, ma lei vedo che torna a dipingere con entusiasmo, come se fosse un ragazzo. Ma allora la pittura non è morta, ma cioè quello che si dice almeno oggi. Almeno per me non è morta perché non faccio altro che rincrudire l'energia e il coraggio, appunto perché sembra morto con la malattia che c'è del rinnovarsi e della modernità. Tutti si credono innovatori e da distruggere tutto quello che è stato fatto. Gli stessi futuristi
caro signor Simoncini, anche da loro è venuto questo verbo di distruzione, di che tutto è finito. Invece non finisce un bel niente, figlio mio. Non... Quindi lei anziché andare avanti torna indietro. Esatto, non solo che torni indietro, io posso ricreare un quadro della mia gioventù, di cose di Pescara, ma anche della California, del Messico, che sono località che mi hanno commosso. Di Portofino purtroppo ci devo sbattere la testa, perché questo è un paese marinaresco, non posso. Ma per lei, capito? Che cos'è la pittura allora? La pittura è un amore velenoso che non posso farne a meno. È eterno per me, se il Padre Eterno mi dà ancora un po' di anni, sta a vedere che cosa verrà fuori ancora. Quindi per lei la pittura è la vita? Anzi, soprattutto mi nutro di quello, tutti i giorni.